finito. Io, appunto, mi chiamo Gianluigi Bonanomi, mi occupo di consulenza di digitale e seguo da tanti anni le aziende su alcuni aspetti legati alla digitalizzazione. Non avevo mai visto in vita mia tanto interesse per un argomento come quello dell'intelligenza artificiale generativa in azienda, soprattutto ovviamente dall'esplosione l'anno scorso di ChatGPT. Ho cominciato a fare una serie di eventi, ho cominciato ad andare in azienda appunto per presentare questo tipo di soluzioni, per far capire che cos'è l'intelligenza artificiale generativa e come può aiutare ogni singolo dipendente dell'azienda appunto per creare più velocemente da una mail a un documento, analisi di dati e via dicendo. E ho riscontrato molto interesse da parte delle aziende, quindi provate a immaginare un imprenditore al quale prometti di risparmiare un'ora minimo di lavoro per dipendente al giorno, alla fine dell'anno, di che cosa stiamo parlando, ma c'è qualcosa di più. Le aziende vogliono capire come migliorare i processi, vogliono capire come migliorare la propria comunicazione, come aiutare i dipendenti, ma a fronte di tutto questo interesse ci sono due grossi dubbi, due enormi dubbi. Il primo dubbio è: queste LLM, questi sistemi di intelligenza artificiale come ChatGPT, ma poi ne sono venuti fuori quanti ne vogliamo, Bard, Claude e tutti gli altri, dove salvano i dati della mia azienda? Cioè la mia azienda sta dando in pasto delle informazioni private, che sono i nostri progetti, che sono i dati dei clienti. Dove vanno questi dati? E quindi ci sono molti si sono fermati. Io ho delle aziende che seguo che hanno proibito di utilizzare le intelligenze artificiali di questo tipo, per esempio, si possono fare i nomi, tanto sono cose pubbliche, da Samsung, Amazon, qui sul territorio Nokia in Italia, che dice avevamo dei dipendenti che per esempio utilizzavano, il codice di programmazione dell'azienda all'interno di ChatGPT per farsi sistemare questo codice. Chiaramente capite che questo codice poi viene messo in pancia di uno strumento che autoapprendendo salva queste informazioni ed è successo negli Stati Uniti una cosa clamorosa che del codice dato da dei programmatori di Amazon venisse poi riproposto come soluzione ad altre aziende e capite che dal punto di vista della protezione del lavoro dei propri dipendenti non è il massimo. Quindi un tema di privacy dei dati e poi c'è un altro tema grosso che è quello delle allucinazioni. Cioè questi non sono motori di ricerca, gli LLM sono dei sistemi di creazione di contenuti, sistemi di modelli di linguaggio e quindi sono programmati per rispondere e rispondere sempre. Quindi se hanno in pancia l'informazione corretta, restituiscono l'informazione corretta. Quindi io potrei dire chi era Sandro Pertini e questo pescando da tutta la sua conoscenza, da Wikipedia, dalla rete, sa chi è Sandro Pertini, chi era. Ma se io gli dico, parlami della situazione geopolitica in Ucraina, questo non sa neanche di cosa stiamo parlando, perché i dati sono vecchi, sono aggiornati al settembre 2021, a meno che uno non prenda la versione a pagamento che naviga, questo è un problema. Ma lui non ti dice spesso, non so di cosa tu mi stia parlando, lui risponde comunque inventandosi delle informazioni. Capite che un'azienda che sta facendo uno studio di mercato e chiede informazioni e queste vengono inventate può diventare un enorme problema. Primo perché potremmo fidarci delle informazioni e scrivere quindi delle cose inesatte. Secondo, invece, potremmo dover perdere più tempo a fare controlli e rifare i contenuti a mano rispetto a quello che ci facevamo prima. Quindi, che cosa succede in questo momento nelle aziende? Nelle aziende si sta esplorando quindi l'idea di non usare ChatGPT e sistemi simili, ma l'idea è quella invece di costruire delle proprie intelligenze artificiali interne, quindi dei modelli di linguaggio interni, e questo è già tecnicamente possibile, una cosa che fino a un anno fa non era neanche sul tavolo, non si discuteva. Quindi, adesso c'è la possibilità, per esempio, di prendere un proprio modello, per esempio quello di Meta che si chiama Llama 2, è gratuito, open source, è scaricabile in vari tagli, per esempio. Noi possiamo prendere un modello di Llama,
di Meta da 70 miliardi di parametri, che è una cosa spaventosa. Infatti bisogna avere poi le strutture per poterlo gestire. Però teoricamente qualsiasi azienda potrebbe scaricare il suo modello in locale, potrebbe a questo punto dare in pasto a questo modello i suoi dati. Vi faccio un esempio. L'altra sera ero in un piccolo paese della Bergamasca che si chiama Treviglio, una piccola cittadina, e faccio un evento sull'intelligenza artificiale generativa. Al termine dell'evento, dei funzionari del comune di Treviglio mi avvicinano e dicono: ma noi vogliamo questa roba qua, ma noi vogliamo un meccanismo che ci permetta di snellire la creazione di contenuti e di documenti. Esempio, le delibere. Noi perdiamo un sacco di tempo nello scrivere le delibere, che poi ovviamente devono essere pubblicizzate, perché poi tutto sommato lo schema è sempre lo stesso, i temi gira e rigira sono gli stessi, cambia veramente poco. Se noi avessimo un meccanismo, un cervellone, un'intelligenza artificiale che studia tutte le delibere del comune e quando vi è la necessità mi crea quella nuova, perché gli diamo quei tre parametri che sono diversi, noi risparmieremo una marea di tempo, non per licenziare dei dipendenti comunali ovviamente, ma per liberare loro dalle pratiche più noiose, ripetitive e automatizzabili, facendo in modo che invece il tempo venga utilizzato in modo più intelligente, quindi per il rapporto con il pubblico. Ecco, provate a immaginare una cosa del genere, è un'esigenza di tutte le aziende. Liberare tempo dalle scartoffie, liberare tempo da preventivi, documentazione tecnica e tutte le altre carte che rappresentano le mail, le newsletter, il customer care, tutto quello che fa perdere un sacco di tempo, ma che può essere automatizzabile. Io ho seguito un'azienda, per esempio, che mi diceva, è una compagnia di assicurazioni che aveva 6 addetti alla customer care che rispondevano dalla mattina alla sera sempre alle stesse domande. Quando siete aperti, come faccio a fare la dichiarazione dei redditi con la vostra polizza? Come faccio a sottoscrivere un'altra polizza per mio zio? Ma è davvero necessario avere 6 persone bloccate dalla mattina alla sera a rispondere sempre alla stessa roba? E voi mi direte: beh, ma si può fare in modo che l'azienda crei delle FAQ e quindi il cliente vada a vedere domande e risposte. No, non funziona. Le persone non andranno a vedere le FAQ. Noi dobbiamo mettergli a disposizione un chatbot che risponda alle esigenze più comuni dei clienti che, ripeto, non andranno a cercare da sé. Quindi, ho quasi esaurito il mio tempo e voglio lasciare Sì, le manca Perfetto, mezzo minuto per la precisione, prego. allora, c'è un modo di dire online. Non è l'intelligenza artificiale che ti ruba il lavoro. È un professionista che sa usare l'intelligenza artificiale che va al doppio della tua velocità con la metà dello sforzo. Le aziende hanno capito che questa cosa è possibile, manca completamente la parte di alfabetizzazione su queste tematiche, mancano le skill, mancano le competenze che sono radicalmente diverse rispetto al passato. Faccio un'ultima provocazione. Prima si distingueva tra hard skill e soft skill, competenze verticali e competenze relazionali. Queste due competenze vanno fuse. Noi dobbiamo avere d'ora in poi competenze relazionali per interfacciarci con dei chatbot e delle macchine. Era una cosa che non si era mai vista prima. Bisogna insegnare a tutte le aziende queste competenze. Grazie. Grazie a lei per l'efficacia, la chiarezza e siamo ritornati sul tema delle competenze, che è il filo conduttore degli interventi di oggi. Passiamo scusate, chiedo se ci sono domande ai colleghi. No, non ci sono domande, è stato chiaro ed esaustivo. Grazie davvero.